Bene, puntuali come al solito, io do il benvenuto a tutti quanti gli specializzandi. Ragazzi, stiamo davvero facendo un programma, un corso didattico insperato. Lo so che vi sto tirando l'anima sino alle ferie. Domani vi prometto che sarà l'ultima lezione, quella del professor Chiti, che parlerà sui linfomi. Ma la cosa che mi colpisce è che malgrado il periodo di ferie, malgrado tutto, gli specializzandi italiani sono collegati e anche quelli albanesi, che ringrazio in particolare, sono collegati per le nostre lezioni. Questo è un momento molto bello per me che mi dedico, come sapete, da più di 11 anni a questo progetto. Sono molto contento. Quest'anno davvero abbiamo avuto delle lezioni spettacolari che con i miei ragazzi stiamo cercando di mettere in rete a disposizione di tutti. E stiamo al giro di boa, no? Perché tra poco con Arturo Chiti, ordinario all'Humanitas, concluderemo il periodo prefestivo e poi a settembre ripartiremo il 7 e concluderemo per novembre, fine novembre, l'ultima tranche delle lezioni, per poi aprire il discorso per l'anno prossimo. L'anno prossimo già abbiamo un programma e faremo le urgenze, quindi contatterò tutti i professori ordinari e gli amici che vogliono partecipare e sono sicuro che ne saranno tanti. Che Gianluca Pontone. Questa è una cosa un po' difficile da spiegarvi per chi non lo conosce, ma molti di noi, di voi lo conoscono. È un cardioradiologo che è responsabile a quello che, a mio modo di vedere, è l'ospedale cardiologico uno dei più importanti d'Europa, il Monsignor. Gianluca ha tantissime medaglie nel suo curriculum professionale, ma a mio modo di vedere, oltre a essere una persona estremamente competente e sicuramente uno dei maggiori competenti di cardioradiologia in Europa e non solo, anche la grande abilità e anche la grande disponibilità ad aver creato un'equipe cardioradiologica. E questo non è semplice, perché le gelosie culturali purtroppo portano solo alla sconfitta, mentre Gianluca, nel rispetto massimo e della sua professionalità, è riuscito davvero a far squadra. E io ne sono testimone perché ho il piacere di avere uno dei miei nuovi collaboratori, che è un cardiologo che si sta specializzando con me. Sono davvero entusiasta di questo gruppo di lavoro di Gianluca. Detto questo, penso di avervi detto tutto. Il fatto che sia stato un seminario aggiuntivo al processo di Specializziamoci Insieme lo dimostra il numero dei partecipanti, che sono una marea da tutta Italia e, ripeto, anche dall'Albania. Ringrazio i ragazzi albanesi. E a questo punto non mi resta altro che dare la parola al dottor Pontone. Prego, Gianluca. Alessandro, grazie mille, davvero ringrazio per il gentile invito, per avermi fatto partecipare a questi eventi che conosco, come dire, per tradizione già da tempo, ed è, come dire, aver introdotto questa lettura sul ruolo dell'imaging cardio TC, secondo me è fondamentale, soprattutto per quello che è il ruolo esplosivo che tale metodica sta avendo. Condivido il mio schermo. Ovviamente, come dire, non è semplice andare ad esaurire il ruolo della cardio TC in una lezione. Allora, ho cercato di impostare questo tipo di presentazione con un taglio che è a metà tra un'impostazione filosofica, cioè capire la filosofia che c'è dietro l'introduzione della cardio TC in cardiologia, con dei risvolti ovviamente pratici e pragmatici, perché poi bisogna portarsi a casa i concetti fondamentali, i red flag dell'uso di una tecnica in un settore. E abbiamo per ovvi motivi focalizzato, d'accordo con il professor Carriero, il topic della ischemic heart disease, in quanto questo costituisce, passatemi il termine, il core business della cardio ETC. Il primo punto che ritengo fondamentale è quello di cercare di capire
quali sono, cosa suggeriscono le linee guida, quali sono i gap, i buchi nelle linee guida, perché è lì che si capisce come questi gap possono essere coperti o supportati dall'introduzione di una tecnica nuova. Ora, voi dovete tenere presente che l'imaging cardiaco, soprattutto l'imaging cardiaco avanzato, rappresenta, ha avuto una crescita esponenziale in cardiologia negli ultimi anni. Questi sono semplicemente i trend numerici dell'imaging cardiaco in cardiologia, che negli anni, solo nel periodo dal 2000 al 2006, poi la curva è andata in maniera esponenziale fino ad oggi, ha visto sostanzialmente raddoppiare, triplicare, adesso quintuplicare i trend volumetrici di tutte queste diagnosi. E se si va a vedere quelli che sono, come dire, l'incremento di costo che questo si è portato dietro, beh, potete facilmente vedere che il grosso dell'incremento di costo è proprio applicato nell'ambito dell'imaging cardiaco. Questo va da sé che imponga una perfetta conoscenza di queste diagnostiche, non solo tra gli operatori addetti ai lavori che devono eseguire queste diagnostiche, ma mi permetto di dire anche tra gli operatori non addetti ai lavori che devono fondamentalmente decidere quali sono i percorsi diagnostici più appropriati per quella specifica patologia, perché l'ottimizzazione del percorso definisce l'ottimizzazione delle risorse. E allora facciamo un passettino indietro partendo da quelle che sono le linee guida. Ci sono due date fondamentali nella storia della cardiologia, in termini di linee guida e cardiopatia ischemica, che sono il 2010 e il 2013, perché questi sono i 2 anni in cui vengono pubblicate rispettivamente le linee guida inglesi, le NICE, e le linee guida europee, quelle del 2013, sulla cardiopatia ischemica, che sono le penultime linee guida pubblicate in questo settore. Sostanzialmente, cosa stabilivano le linee guida del 2013? Le linee guida del 2013 stabilivano 3 step fondamentali nel processo gestionale di un paziente con cardiopatia. Un primo step era quello di avere il paziente in sala di valutazione e, in base alle caratteristiche cliniche del paziente, definire la probabilità pretesa di malattia, cioè capire qual è la probabilità che quel paziente abbia la patologia prima che io esegua alcun tipo di test. Sulla base di questa probabilità pretesa di malattia, decidere il test diagnostico non invasivo più appropriato e, sulla base del risultato di questo test diagnostico, stabilire il rischio prognostico di questo paziente e quindi decidere il trattamento terapeutico più idoneo. Senza entrare nei dettagli di queste linee guida, il punto fondamentale è che nella stragrande maggioranza dei pazienti con un sospetto di patologia cardiaca, quelli che noi definiamo oggi a rischio intermedio di malattia cardiaca, cioè una probabilità tra il 15 e l'85% di avere una stenosi coronarica, per intenderci, bene, in questi soggetti era assolutamente indicato l'utilizzazione di un test non invasivo, prevalentemente di carattere funzionale, uno stress test, per intenderci, come filtro, come gatekeeper alla coronarografia invasivo. Qual era il principale problema di queste linee guida, quelle del 2013? Allora, tutto il percorso si basava su una corretta stima della probabilità pretest di malattia coronarica, cioè io ho il paziente in studio, lo valuto, stabilisco che la tua probabilità pretest è di un certo tipo e decido il test diagnostico da eseguire sulla base di questa stima. Purtroppo, però, l'esperienza del Confirm Registry, che è uno dei più grossi registri internazionali che ha usato la TAC cardiaca come strumento, al quale abbiamo avuto l'onore di partecipare insieme al gruppo di Jinmin, aveva fatto emergere già negli anni precedenti che gli score clinici che noi utilizziamo per stabilire la probabilità pretest di malattia sono degli score clinici che sovrastimano il rischio. Guardate queste due colonne, colonna nera e colonna grigia. La colonna nera indica la prevalenza di malattia coronarica osservata, e la colonna grigia, quella che è la prevalenza di malattia coronarica che ci aspettavamo sulla base degli score clinici. Potete notare in maniera estremamente chiara che la prevalenza di malattia coronarica effettiva è molto più bassa di quella attesa. Messaggio da portare a casa: gli score clinici, quelli basati sui fattori di rischio per intenderci e sulle caratteristiche dei sintomi, sovrastimano pesantemente la prevalenza di malattia coronarica. E questo vale indipendentemente dagli score clinici che utilizziamo. Chi è di estrazione cardiologica ha molta familiarità con questi score, i principali sono il Framingham o l'ASCVD, e comunque, indipendentemente dallo score clinico che tu vuoi usare, che utilizzano diversi parametri, la sovrastima di patologia è una costante. Quindi il primo problema delle linee guida del 2013 è che lo strumento di partenza, cioè la stima della probabilità pretest, poteva essere inaccurata o sovrastimante quella che è l'effettiva prevalenza di malattia. Il secondo problema è invece quello motivazionale, fatemi passare il termine.
E prendo uno spunto, un esempio dalle previsioni meteo, che secondo me cadono a fagiolo per esplicare il concetto che vi sto definendo ora. Voi sapete che oggi con i modelli matematici si possono fare delle predizioni estremamente raffinate di quelle che sono le previsioni meteo, dove si svilupperà un tornado, di che dimensioni sarà e qual è la sua potenza distruttiva. E lo stesso vale per i terremoti. Ebbene, pur sapendo con estrema accuratezza tutte queste tipi di informazioni, si continuano a costruire città, comunità, tutto quello che volete in zone ad alto rischio, tant'è che sistematicamente ogni anno contiamo i danni di eventi meteorologici avversi. Cosa c'entra questo con la cardiopatia ischemica? Beh, c'entra perché nonostante noi siamo in grado di, con i fattori di rischio, stimare il rischio di avere un infarto miocardico, di fatto la prevalenza degli infarti miocardici e soprattutto degli infarti miocardici extraospedalieri e la mortalità ad essi associata continua a non migliorare di nulla negli anni, anzi continua a peggiorare. E qual è il motivo? Il motivo è legato al fatto che se noi utilizziamo una politica di prevenzione primaria basata sui fattori di rischio, stabiliamo un rischio generico per quel paziente di avere di avere l'infarto miocardico. Ma sembrerebbe che questo rischio generico sembra avere uno scarso effetto motivazionale sul paziente ai fini di correzione dei fattori di rischio e ai fini di assunzione adeguata della terapia di prevenzione primaria. Diverso è se noi andiamo a definire il rischio del paziente customizzato per quel determinato paziente perché documentiamo in quel soggetto un certo burden aterosclerotico che definisce un rischio molto individualizzato di malattia coronica. Bene, allora come possiamo colmare questi due gap? Il problema della sovrastima della probabilità pretest di malattia coronarica e due, la possibilità di identificare non un rischio generico di popolazione, ma un rischio di evento cardiaco maggiore, infarto miocardico, in quel determinato paziente. Bene, alcuni studi di costo efficacia, questa è l'esperienza dello studio Evinci, gruppo di Danilo Nega, hanno sostanzialmente dimostrato in maniera ineluttabile che nella cardiopatia ischemica noi abbiamo bisogno di colmare due gap. Uno, definire quello che in pratica è il burden aterosclerotico, quindi la patologia aterosclerotica lato anatomia, e poi andare a vedere fondamentalmente quelle che sono le conseguenze della patologia aterosclerotica lato anatomia, andando ad identificare l'ischemia associata. Quindi il messaggio di questa slide è valutazione anatomo-funzionale. E come paradigma della valutazione della cardiopatia ischemica. Tant'è che nel 2019 le linee guida cambiano e tendono ad introdurre proprio il forte ruolo della valutazione anatomica della patologia coronarica, introducendo in maniera estremamente importante l'attacco cardiaco. E salto queste diapositive e vado in quest'ultima, che fondamentalmente è stata una delle principali rivoluzioni nell'ambito della gestione della cardiopatia ischemica, perché hanno introdotto per la prima volta l'attacco cardiaca come un test di livello 1B nella cardiopatia ischemica. In altre parole, non è più un test di nicchia come alternativa nei pazienti in cui abbiamo test funzionali equivoci, ma per la prima volta nelle guide del 2019 hanno suggerito l'uso estensivo dell'ATC cardiaca come first level test, come test di primo livello nei soggetti con sospetto malattia coronarica. Bene. Ma allora che cosa succede nel momento in cui noi abbiamo un soggetto con dolore toracico di possibile origine coronarica e si decide di partire come first level test con un attacco cardiaco? Quando noi andiamo a eseguire un attacco cardiaco, ci sono tre elementi fondamentali che noi possiamo andare a identificare. Uno, descrivere quella che è l'anatomia della placca aterosclerotica, quella che oggi tecnicamente definiamo come caratteristiche morfologiche avverse, e poi nel caso di una stenosi coronarica, andare a definire le caratteristiche emodinamiche avverse, cioè le condizioni che determinano una riduzione della riserva di flusso coronario. Partiamo dal primo punto, cioè le caratteristiche morfologiche avverse. Ora, c'è una robustissima letteratura che ha dimostrato come ci sono alcune red flags, alcuni punti chiave della patologia aterosclerotica che identificano le cosiddette placche a rischio di rotture, quindi a rischio di alterazioni strutturali che possono portare alla sindrome coronarica acuta. Queste condizioni risultano essere identificate qui in queste quattro slide, in queste quattro immagini: low attenuation, napkin ring sign, spotty calcification e positive remodeling.
Cosa sono queste caratteristiche? L'OCT attenuation, vedete, questo è un asse corto di un vaso coronarico, vedete nella zona chiara l'asse corto del vaso con il lume coronarico e attorno la placca che va a formare una specie di manicotto attorno al vaso. Notate che ci sono delle aree più scure, nere, in tre punti della placca e se si va a misurare, come dire, la contrast attenuation in queste zone, qualora questa contrast attenuation sia sotto i 30 unità Hounsfield, ebbene queste rappresentano sostanzialmente delle aree di incremento del contenuto lipidico all'interno della placca, che è una zona di facile rottura e quindi come tale identificano il rischio di rottura di placca. Parimenti, il secondo segno è il NAPI Clearing Sign, che sarebbe praticamente il core lipidico all'interno di una placca con un cappuccio fibrocalcifico, ed è qui molto ben identificato. Altro marker di rottura di placca sono le spot calcification, sono quegli spot calcifici che qui possiamo identificare. Ed infine, l'ultimo elemento è quello del positive remodeling, che sarebbe il rimodellamento positivo della placca al di fuori del lume stesso. Beh, tutte queste caratteristiche sono identificate associate ad una prognosi maggiore, a una prognosi avversa, con degli hazard ratio, quindi degli incrementi di rischio variegati che vanno da 2,9 per la low attenuation plaque, a 5 per il NAPKIN ring sign, a 2,2 per lo spot calcification, oppure a quello che è il 2,5 per il positive remodeling. Ora, che tipo di spendibilità pratica ha a identificare con attacca cardiaca queste placche con queste caratteristiche? Beh, è una spendibilità importante, perché se voi andate a vedere quella che è la storia dell'outcome, della prognosi in cardiologia, notate che ci sono alcuni step fondamentali che sono, e sono pochi, che hanno effettivamente modificato quella che è il rischio prognostico dei pazienti con sindrome coronarico, con cardiopatia ischemica stabile. Sicuramente c'è l'angioplastica primaria nel post-infarto, ma uno dei punti fondamentali è stata l'introduzione degli inibitori dell'HMG-CoA reduttasi, o meglio noti come statine. Sono farmaci che, come sapete, abbassano il colesterolo, ma si è dimostrato successivamente che proprio grazie alle loro capacità, proprietà pleiotropiche e ancillari, sono in grado di modificare il fenotipo della placca e quindi di migliorare la prognosi attraverso una stabilizzazione della placca piuttosto che attraverso un mero abbattimento del valore di colesterolo stesso. Ebbene, queste statine hanno effetto su queste placche che identifichiamo con TC cardiaca o no? Beh, lo abbiamo studiato diffusamente nell'esperienza del Paradigm Study, è uno studio, un consorzio coordinato da Jimin, all'interno del quale ovviamente il nostro istituto è stato uno dei principali attori, nel quale abbiamo arruolato più di 2.000 pazienti che avevano fatto un attacco al baseline, prima del trattamento, e poi un attacco successivamente dopo trattamento con statine. E cosa abbiamo fondamentalmente scoperto, documentato per la prima volta? Che il trattamento con statine estensivo nei pazienti con burden aterosclerotico determina quello che è una sorta di shift di placca. In altre parole, trasforma le placche prive di calcio, quelle a rischio, che hanno le red flag che vi ho mostrato dopo, in placche calcifiche. In altre parole, stabilizzando quello che è il burden aterosclerotico. Vedete chiaramente che nei pazienti che fanno trattamento siamo un progressivo incremento della quota di placche calcifiche colonna verde e un decremento della quota di placche non calcifiche, che sono quelle con colonna rosa. Ora, tutto questo è stato anche documentato successivamente da una serie di meta-analisi che hanno anche cercato di capire su quali parametri quantitativi di placca il trattamento con statine era in grado di agire, di determinare un miglioramento della prognosi. Ebbene, questo è giusto un esempio, una delle più celebri meta-analisi del settore, che ci fa vedere come il trattamento con statina abbatte il total plaque volume, sarebbe il volume complessivo del burden aterosclerotico, tende fondamentalmente a modificare quello che è il low attenuation plaque, cioè tende di fatto ad far sparire le zone di contenuto lipidico della placca e quindi complessivamente va a determinare un incremento di quello che è il burden di calcio, che è un marker di stabilizzazione dell'aterosclerosi e non è un marker di eventi avversi. Non solo. On top a quella che è la valutazione dell'imaging di placca quantitativo di cui vi ho parlato, molto più recentemente è emerso anche quello che è l'imaging del grasso pericoronarico. Guardate questa immagine, questa è l'esperienza del CRISP CT study. Queste sono le coronarie, come potete vedere, e attorno, vedete questo cilindretto che circonda le coronarie, si vedono fondamentalmente
volumi di placca aterosclerosi, un cilindretto che identifica il volume di grasso pericoronarico che è misurabile quantitativamente con TAC. In particolar modo è stato dimostrato che il grasso pericoronarico, che solitamente ha valori di contrast attenuation più negativi della soglia di meno 70 unità ASL, se tende a positivizzarsi, ad andare verso lo zero, è associato questa positivizzazione ad un, associata questa positivizzazione ad una condizione di peggioramento della prognosi. Un peggioramento della prognosi che è dovuto al fatto che il grasso pericoronarico documentato in TAC è un marker di infiammazione della placca e quindi di potenziale instabilizzazione. Quindi, giusto per ricapitolare, imaging di placca per capire qual è il target suscettibile di rottura, e imaging del grasso pericoronarico per avere un marker di attivazione infiammatoria della placca stessa. Tant'è che questo ha sdoganato di recente l'introduzione dell'uso degli antinfiammatori, questo è giusto un esempio col canakinumab, l'uso degli antinfiammatori per abbattere il rischio di eventi cardiaci maggiori associati a cardiopatie ischemiche. Quindi le linee guida, punto primo, avevano dei limiti, quelle del 2013. Quelle del 2019 hanno introdotto l'uso estensivo della TAC. La TAC, quando viene fatta come force level test, è in grado di fare sia imaging di plaque coronarica che imaging di grasso pericoronarico. Ma cosa succede se quando andiamo a studiare un paziente troviamo una patologia ostruttiva, cioè con una stenosi del lume che supera il 50%? Ebbene, a questo punto sdoganiamo nel territorio della ricerca della ischemia associata, cioè se quella stenosi è in grado di determinare una riduzione di flusso tale da alterare la cosiddetta riserva di flusso coronario. Quando noi abbiamo di fronte un paziente con una stenosi che supera il 50%, la domanda che ci dobbiamo porre è a questo punto se c'è o no una ischemia associata. E a tal proposito, noi abbiamo, come dire, una disponibilità di test diagnostici sul mercato estremamente ampia, perché noi possiamo ricercare l'ischemia con una molteplicità di test, la scintilla filmocardica, la risonanza da stress, piuttosto che il test da sforzo, l'eco stress, eccetera. Per questo motivo, un anno e mezzo fa, abbiamo pubblicato questa meta-analisi, nel quale abbiamo preso tutti i test diagnostici disponibili sul mercato, passatemi il termine, e abbiamo visto qual era l'accuratezza diagnostica di questi test quando confrontata a quella tecnica che oggi considerate il gold standard per la ricerca di ischemia, che è, come vi dicevo, essere la FFR invasiva. FFR invasiva, ci torneremo dopo, è la misurazione del flusso coronarico invasivamente, fatto in maniera invasiva con un catetere intracoronarico, ed è oggi considerato il gold standard per la ricerca dell'ischemia. Non so se come dire, siete pratici sulla lettura di questi tipi di plot, ma come vengono letti molto semplicemente, a destra la curva identifica le performance nell'escludere la patologia e a sinistra della linea nera le curve identificano la capacità delle tecniche diagnostiche di confermare la patologia. Bene, vedete a destra che la linea più a destra è rappresentata dalla linea azzurrina tratteggiata, che è l'attacco cardiaco, l'attacco coronarico. Questa tecnica è la più performante per escludere la patologia. Quindi, primo messaggio, TAC cardiaca, gold standard per escludere la patologia coronarica. Ma se noi vogliamo confermare la patologia coronarica, l'TAC cardiaca risulta essere il test meno performante, perché, come sapete, ha un valore predittivo positivo limitato. Il top di gamma viene raggiunto, come vedete qui in questo plot, da tre tecniche particolari che sono la PET, lo sappiamo tutti, è la tecnica di riferimento per lo studio del flusso coronarico, molto ben piazzata la stress MR, linea blu, ma anche tecniche emergenti come la FFRCT, di cui parleremo più in là, oppure lo studio della perfusione con TAC. Fatemi giusto fare una divagazione rispetto a quella che è la TAC. Voi sapete che tra le tecniche maggiormente utilizzate nel nostro laboratorio e la tecnica di riferimento da questo punto di vista, c'è l'attacco, la risonanza da stress, che è un test fondamentale per la valutazione dell'ischemia miocardica. Non mi dilungo sui dettagli della risonanza perché non è l'oggetto di questa lezione, ma sapete che fare uno studio di perfusione e di cinetica con la risonanza ha delle performance diagnostiche molto alte. Vedete qui sensibilità e specificità delle varie tecniche, e comunque abbiamo delle performance estremamente elevate che sono confermate anche da meta-analisi molto note, come questa meta-analisi di Nandalud del 2007, che
che identifica, per quanto riguarda la risonanza, una sensibilità e una specificità dell'83 e dell'86% se si usa la cinetica come riferimento per identificare l'ischemia, oppure del 91 e dell'81% se si usa la tecnica di perfusione con risonanza. E anche quando confrontata con tecniche storiche come la scintigrafia miocardica, la performance della risonanza risulta essere superiore, come dimostrato dal CMARC STAR. Salto queste diapositive perché non importanti, vi faccio vedere giusto un caso. Questo è un paziente in cui identifichiamo la cinetica a riposo della risonanza. Sotto avete la cinetica da stress, si vede chiaramente una ipoacinesia del setto anteriore e della parete anteriore, che è confermato associato a un deficit di ischemia che potete chiaramente vedere in questa immagine, qui anteriore alla zona nera che vedete qui. Si tratta di un paziente con un chiaro patologia dell'arteria interventricolare anteriore, che infatti è stata poi successivamente confermata. Allora, la domanda è: io con la TAC vedo molto bene la placca aterosclerotica, posso studiare il grasso pericoronarico, ma quando vado fondamentalmente ad avere un paziente con una stenosi coronarica, quindi con un restringimento patologico, la domanda è se la TAC basta da sola o se invece un test funzionale, quale la risonanza da stress, risulti essere più performante. Allora, su questo lavoro di circulation imaging del 2016 abbiamo fatto proprio questo tipo di giochini. Abbiamo preso pazienti con patologia coronarica, quindi pazienti che avevano precedenti stent, stenosi coronariche note, eccetera. L'abbiamo fatto nello strategy study un confronto testa a testa tra TAC cardiaca rispetto alla risonanza da stress per capire qual era la strategia più costo efficace in questo setting. 600 pazienti, 300 al gruppo TAC, 300 al gruppo stress EMAR, e gli abbiamo confrontato queste due strategie non tanto in termini di accuratezza diagnostica, ma in termini di costo efficacia, dove il costo efficacia è stato stimato in che modo? Uno, andando a vedere il downstream non invasive test, cioè quali erano i test addizionali che io andavo a richiedere dopo aver fatto il test indice. Qual era la rate di pazienti mandati dall'angiografia coronarica e a rivascolarizzazione, quali erano i costi cumulativi e ovviamente gli eventi cardiaci maggiori. Quello che emerge, e andrei direttamente alla diapositiva finale, è che la strategia con stress EMAR, quando il paziente è challenging, con un'anatomia estremamente patologica, risulta essere più conveniente rispetto a quella che è una strategia con TAC. Ma per quale motivo? Perché fondamentalmente quando la patologia coronarica lato anatomia è nota, la questione che si pone non è diagnosticare o escludere una patologia coronarica, ma capire qual è il sito, il segmento coronarico nel quale risulti essere maggiormente efficace andare a rivascolarizzare. E la TAC intesa come test anatomico non è in grado di fornire questo tipo di informazione. Invece uno stress test avanzato come la risonanza è in grado di fornire tale informazione. Quindi, sulla base di questo, verrebbe da dire, se io devo indagare l'anatomia, la TAC è quello che mi serve. Ma quando l'anatomia è un'anatomia patologica, quindi con stenosi ostruttive, io devo usare uno stress test, perché questo è quello che mi identifica l'ischemia e l'ischemia guida l'indicazione alla rivascolarizzazione. È tutto vero fino a un certo punto, quantomeno fino a quando non è stato pubblicato questo studio del 2018, che è lo studio del Dani e Cal, nel quale gli autori hanno fatto una cosa molto interessante. Noi conosciamo le performance diagnostiche dei test non invasivi, vedi risonanza da stress o scintigrafia miocardica, in soggetti a scatola chiusa, cioè che hanno un sintomo di cui non conosciamo l'anatomia delle coronarie. Gli autori di questo studio sono andati invece a vedere quella che è la performance dei test funzionali, vedi scintigrafia piuttosto che vedi risonanza da stress in un subset di pazienti nel cui veniva documentata una stenosi ostruttiva all'attacco cardiaco. E quello che emerge in questo studio è che se la specificità di questi test è molto buona, la sensibilità risulta essere bassa, quantomeno limitata. Questo pone un problema non da poco, perché se è vero che in epoca pre-2019 noi facevamo solo stress test per decidere chi doveva andare a coronarografia, ora, in epoca post-2019, grazie all'introduzione delle nuove linee guida, è molto frequente che noi eseguiamo stress test in pazienti con patologia ostruttiva alla TAC. E se questi test hanno una bassa sensibilità, si pone il problema di essere sufficientemente sensibili e
per identificare i pazienti da mandare ad angiografia coronaria. E allora qui si apre lo scenario delle alternative agli stress test tradizionali. E le alternative agli stress test tradizionali sono la FFRCT e lo studio della perfusione miocardica con TAC. Cos'è la FFRCT? La FFRCT è, come dire, una soluzione software per lo studio funzionale del flusso coronarico partendo da un dataset TAC. Questa è una normalissima TAC cardiaca eseguita con una normale 64 strati che, processata con un computer dedicato, con un software dedicato, consente fondamentalmente di studiare in 3D il flusso coronarico pixel per pixel. In altre parole, misuriamo quella che tecnicamente si chiama la FFRCT. Questo strumento è anche in grado di simulare l'impianto dello stent e andare a ricalcolare quella che è la FFRCT attesa nel momento in cui dovessimo trattare il paziente con quello stent, cioè fa la diagnosi e allo stesso tempo consente di fare un planning della rivascolarizzazione a bocce ferme, cioè prima di mandare il paziente in sala angiografica. E questo è un tipico report di come compare la FFRCT. Un giochino elettronico oppure qualcosa di spendibile clinicamente. Bene, in termini di accuratezza diagnostica, numerosi sono i dati a conforto di questo test. Abbiamo l'NXT Trial che nel 2013 ha documentato come l'aggiunta della FFRCT on top alla TAC cardiaca, se confrontata con la FFR invasiva, aumenta l'accuratezza diagnostica fino all'81%. È anche costo efficace l'FFRCT perché nello studio platform che pubblicammo sullo European Heart Journal nel 2015 ne dimostrammo proprio la sostenibilità economica. Cosa facemmo nello studio platform? Abbiamo confrontato una popolazione nel quale si utilizzava un workflow tradizionale, cioè il classico stress test che ti dice se andare o no a fare una coronarografia invasiva. Lo abbiamo confrontato con una strategia che prevedeva l'uso della TAC più FFRCT come gatekeeper, come filtro alla coronarografia. Bene, cosa è emerso nello studio platform? Che se noi utilizziamo un workflow classico, abbiamo un mucchio di pazienti mandati a coronarografia in cui la coronarografia ci dice che non c'è malattia coronarica. Nello studio platform addirittura il 73%. Se invece noi utilizziamo la TAC con la FFRCT, quindi studio del flusso coronarico associato, per decidere se mandare o no il paziente a coronarografia, questo ci comportava di cancellare il 61% delle coronarografie, quindi una su due. E solo una piccola quota di pazienti mandati a coronarografia avevano le coronarie sane. In altre parole, abbiamo efficientato il filtro all'esame invasivo. Questa è una bella diapositiva che mi ha dato Leslie Shaw, che secondo me sintetizza molto bene il concetto. Usual care, i pazienti vanno a coronarografia, quando vengono mandati a coronarografia, la maggior parte di questi pazienti non hanno patologie ostruttive. Se uso la TAC con FFRCT, la maggior parte dei pazienti non viene mandata a coronarografia, di quel piccolo gruppo mandato a coronarografia, la maggior parte sono rivascolarizzati perché effettivamente troviamo patologia coronarica. Tutto questo ha delle implicazioni sui costi complessivi enormi, perché se io vado a cancellare la maggior parte delle coronarografie, quei pochi che mando a coronarografia, gli faccio l'angioplastica perché è appropriata, io ho una riduzione dei costi complessivi gestionali variabile tra il 23 e il 26%, che è da un punto di vista del budget una quantità enorme di costi. La FFRCT non è soltanto accurata, è allo stesso tempo utile da un punto di vista del costo efficace, ma ha un tremendo valore prognostico, perché in questo registro che è l'Advanced Trial European Heart Journal del 2018 abbiamo ad esempio dimostrato che in 5.000 pazienti nel quale avevamo trovato patologia ostruttiva, stenosi sopra il 50%, ma con FFRCT normale, eventi clinici non se ne osservavano, quindi è un parametro molto sicuro per escludere il rischio di un evento. Ultimo concetto sull'FFRCT è che oggi viene utilizzata anche per fare il planning del trattamento della malattia coronarica. In ambito cardiologico tutti sanno che quando facciamo una coronarografia calcoliamo un parametro, uno score che si chiama Syntax Score per decidere se il paziente merita di essere trattato con l'angioplastica piuttosto che con un intervento chirurgico tradizionale. Bene,
Noi abbiamo nel Syntax 3 confrontato il calcolo di questo score basandosi sulla coronografia invasiva, pannello a sinistra, oppure il calcolo del Syntax Score basandosi su una TAC più la FFRCT. E abbiamo confrontato l'agreement in termini decisionali se trattare con chirurgia o con angioplastica i due gruppi di pazienti. E vedete che l'agreement era molto alto, 93%. Questo significa che se quando tu fai un attacco cardiaco, trovi una malattia coronarica trivasale e gli calcoli l'FFRCT, potresti decidere se c'è un'indicazione al bypass aortocoronarico, non necessariamente seguendo una coronografia invasiva, e quindi andare a chirurgia direttamente sulla base del dato TAC. Ora c'è una grossa attesa per i risultati di questo studio di cui abbiamo appena concluso l'arruolamento, il PRECISE 2100 pazienti, nel quale appunto è il primo studio randomizzato nel quale abbiamo confrontato una strategia basata su TAC con FFRCT rispetto all'usual care con l'obiettivo di far introdurre l'FFRCT in linea guida. Mi avvio agli ultimi minuti della mia presentazione mostrando l'ultima nata in termini di identificazione dell'ischemia. Sto parlando dello studio di perfusione miocardica con stress CT. Esistono due tipi di approccio per studiare la perfusione in TAC cardiaca. Uno è lo studio di perfusione statico, in altre parole si acquisisce un dataset della TAC, così come quando si acquisisce il dataset per le coronarie, solo che lo si fa somministrando uno stressor. Allora noi utilizziamo principalmente il regadenoson, in altre parole si acquisisce il dataset in condizioni di stress farmacologico. Bene. Questo è un esempio di un paziente con tre vasi malati con multipli difetti di perfusione visti all'attacco, confermato al dato angiografico. In questa esperienza del JAK imaging dimostriamo come l'aggiunta della perfusione on top all'attacco cardiaca anatomica, linea rossa rispetto alla linea nera, determina un incremento di accuratezza diagnostica dal 76 all'89%. Ma ovviamente questo tipo di perfusione, che è la perfusione statica, ci dà soltanto una valutazione qualitativa della perfusione, ischemia sì rispetto a ischemia no. È possibile invece fare una valutazione quantitativa della perfusione andando a misurare l'MBF, ovvero il myocardial blood flow, il flusso coronarico all'interno del muscolo miocardico, attraverso la cosiddetta modalità di acquisizione dinamica. Che è quella che abbiamo sviluppato in questo lavoro sempre di JAK Imaging nel 2019, nel quale abbiamo documentato come la perfusione dinamica, linea rossa, aggiunta on top alla TAC, linea nera, determina un incremento di accuratezza diagnostica dal 78 all'86%. In realtà la perfusione dinamica era stata già sviluppata negli anni precedenti al 2019, ma con dosi di radioesposizione elevate. Noi in questa esperienza abbiamo sviluppato questo protocollo a bassa radioesposizione con una ED di 5 millisievert paziente, che è del tutto ragionevole. Questo è un esempio pratico per farvi capire di cosa stiamo parlando. Un paziente con una coronaria interessata da multiple stenosi critiche dell'artera interventricolare anteriore, noi a questo punto possiamo fare una perfusione dinamica, quindi un'acquisizione in cine del flusso miocardico, qui lo potete chiaramente vedere, e poi con delle software dedicati andiamo a sviluppare delle mappe colorimetriche che ci dicono come si distribuisce il flusso miocardico all'interno del muscolo. Guardate queste zone blu, sono zone in cui se andiamo a posizionare una region of interest siamo in grado di misurare il flusso miocardico e in questo caso in questo paziente di 45 millilitri per 100 mg di tessuto minuto, che è una soglia chiaramente patologica. E questo è, come dire, un modo quantitativo per misurare il flusso, un po' come si fa in PET. Ultima diapositiva sul workflow. Ora noi abbiamo la TAC per lo studio anatomico e poi per lo studio dell'ischemia abbiamo la FFRCT e la perfusione miocardica. Quale delle due tecniche dobbiamo utilizzare? In questo lavoro che Ripcord CTP Study pubblicato su JCM un anno fa, al primo nome Andrea Baggiano, abbiamo documentato che il workflow più performante è quello identificato dalla colonna viola. In altre parole, la sequenza TAC seguita da FFRCT seguita da SIT, da perfusione con TAC. In che senso? Prima di tutto facciamo la TAC. Se le coronarie sono negative, ti fermi. Se le coronarie hanno una stenosi ostruttiva, calcoli con la FFRCT, che è un tool col computer, senza fare test addizionali, il flusso intracoronario. Se questo è normale, ti fermi. Se chiaramente è patologico, vai a coronarografia. Se la FFRCT è in una zona borderline, ti aggiungi solo in questa nicchia di pazienti,
lo studio di perfusione vero con lo stress farmacologico. E tale tipo di strategia è adesso oggetto di studio di questo trial multicentrico coordinato dal nostro ospedale, che è il cosiddetto CTP Pro Study, che sta appunto testando il costo efficace della perfusione con TAC. Ma lasciatemi concludere questa presentazione con una domanda. Abbiamo veramente bisogno noi della ricerca dell'ischemia o nell'imaging di placca c'è scritto tutto quello di cui necessitiamo per definire l'ischemia? Bene. Nel Credence Trial abbiamo proprio sviluppato questo concetto. Noi siamo abituati a dire che la ischemia è determinata dalla stenosi coronarica e sappiamo che la stenosi coronarica, cioè il restringimento, predice l'ischemia con un certo grado di approssimazione. Ma se invece di pensare all'anatomia solo come stenosi, pensiamo all'anatomia come un complesso modello che include più variabili, tra cui l'entità della stenosi, il volume di placca, il numero di lesioni, il volume del vaso coronarico, la presenza di iris plaque, eccetera. Siamo sicuri che qui dentro non ci sia già la capacità di predire l'ischemia? Beh, sembrerebbe di sì, perché se io ho un modello anatomico complesso che include tutte queste variabili, vado a ricercare l'ischemia on top, ad esempio con l'FFRCT, non ho alcun valore diagnostico addizionale. Non ultimo, le tecniche di simulazione dell'ischemia, con tecniche o di fluidodinamica o di artificial intelligence che si stanno sviluppando. Alcune esperienze ongoing, questi sono dati preliminari del mio gruppo, Perdition Study, primo nome Giuseppe Muscogiuri, nel quale abbiamo cercato di stimare la perfusione miocardica solo utilizzando il dataset TAC attraverso sistemi di intelligenza artificiale. E l'accuratezza diagnostica sembra molto promettente, 84%. Oppure stimare il flusso miocardico intramuscolare attraverso modelli di predizione matematica, quindi senza fare alcuno stress test, ma solo calcolandolo con la matematica. Questi sono i modellini che abbiamo sviluppato per stimare un pochettino il flusso miocardico senza fare alcun tipo di stress. E qui vedete i risultati anche qui preliminari. Vedete nella riga di sopra la perfusione miocardica vera, quella fatta con lo stress farmacologico. La zona verde identifica le aree di ischemia e sotto quella che è la mappa simulata sulla base di una predizione matematica, senza fare alcun tipo di stress. Vedete che il matching risulta essere estremamente performante. In definitiva, concludo con un messaggio di carattere generale. Come è cambiato il paradigma della cardiopatia ischemica in cardiologia negli ultimi anni? Per me che ho iniziato, come dire, la formazione in cardiologia 20 anni fa, più di 20 anni fa, sono cresciuto nei primi anni nel concetto del trattamento dell'ischemia. Era l'epoca dello studio Courage. Io tratto solo se c'è un'ischemia. Poi più di recente è stato introdotto con lo studio FAME il concetto che io tratto la stenosi ischemizzante, quindi vado a studiare la stenosi e se c'è una stenosi ischemizzante la vado a trattare. Ora siamo nell'epoca dello Scott Hart, nel quale abbiamo capito che la patologia non è l'ischemia, l'ischemia è il sintomo, la patologia è l'aterosclerosi. E prima di tutto dobbiamo trattare l'aterosclerosi, ma per trattare l'aterosclerosi, prima di tutto la dobbiamo diagnosticarla e da questo punto di vista l'TAC si inserisce come struttura di riferimento, tecnica di riferimento per la diagnosi corretta del paziente aterosclerotico. Concludo con un ringraziamento particolare a tutto il Dipartimento di Imaging Cardiovascolare che ho l'onere e l'onore di gestire e di coordinare al Centro Cardiologico Monzino, e questo è il gruppo delle persone che fanno parte del mio dipartimento. Grazie davvero per l'attenzione. Mi senti? Sono Perfettamente, Alessandro. senza parole. E Ehi. mo che ti dico, Gianluca? Che ti devo dire? Allora, innanzitutto grazie per questo pomeriggio fantastico che ci stai facendo passare. E, io ho un po' di domande, ma alcune in effetti mentre parlavo me le risolvevi nella mia mente, perché tu devi sapere, come dico sempre, che io questi seminari che organizzo da 11 anni è la scusa che li faccio per i ragazzi, li faccio per me perché imparo tante cose, quindi i ragazzi mi fanno da scudo, capito? Allora, innanzitutto volevo chiederti questa è una notizia importante. La TAC, tu hai citato la 64. Ecco,
sino a che punto noi possiamo avere un'idea sulla potenza strutturale di un attack che ci consente affidabilità nello studio coronario e coronario TC. Questa è la prima curiosità che voglio Sviscerare, certo, è un concetto importante. Allora, dal punto di vista dello stato dell'arte, le linee guida, tutte le linee guida dicono che la 64 stati è il minimo richiesto tecnologico per fare oggi TC cardiaco. Però vanno precisati alcuni punti fondamentali. Se è vero che tecnicamente la 64 stati è il minimo tecnologico e sufficiente per fare imaging cardiaco, dipende con quale obiettivo. Se noi immaginiamo un concetto dell'attacca cardiaca applicata per l'esclusione di patologia, e quindi il case mix usuale di una popolazione a basso rischio di malattia, la 64 stadi è una tecnologia sufficiente per fare l'esclusione di patologia. Se però noi vogliamo sdoganare l'uso estensivo dell'attacca in contesti clinici più challenging, e quindi iniziamo a pensare agli stent, che è l'estremo del challenging, ma anche banalmente a popolazioni anatomicamente difficili, penso ai diabetici, eccetera, probabilmente la 64 stati presenta i suoi limiti, i suoi pitfalls. Per cui in questi contesti probabilmente dobbiamo richiedere performance tecnologiche superiori a quelle della 64 stati. Il secondo aspetto, e che ci tengo a sottolineare, è che purtroppo, ma è normale che sia così, siamo di fronte a un paradosso logistico, cioè una 64 strati in mani esperte può essere spinta molto oltre, anche a valutazioni di stent, valutazioni di contesti anatomici difficili. In mani meno esperte è molto meglio che le mani meno esperte utilizzino le tecnologie più avanzate, perché ti aiutano. Però purtroppo per motivi logistici capita molto spesso che nei centri avanzati, dove ci sono gli esperti, ci sono le macchine di ultima generazione, e nei centri meno caratterizzati da esperti c'è la classica 64 stati, creando un cortocircuito logistico che crea delle difficoltà. Per cui il mio consiglio è per i beginner che sono dotati di 64 stati, si può partire con l'imaging cardiaco, auspico che lo inizino a fare. Però ovviamente accurata selezione dei pazienti in questi contesti, perché l'unica cosa fattibile in quel caso è il rule out della malattia coronarica, ma non spostarsi verso contesti clinici più challenging. La seconda riflessione, tu lo sai quanto abbiamo sofferto all'inizio della cardio TC relativamente al problema radioprotezionistico. È stato un poco il nostro cruccio. Poi ci sono stati tutti quanti quei software che hanno ridotto in effetti la dose erogata. Attualmente questo aspetto radioprotezionistico, ecco, se tu dovessi dare un tuo parere, soprattutto agli specializzandi, in tema di cardio TC. Volevo un tuo inquadramento perché per i ragazzi è importante. Allora, io ho iniziato in epoca 16 strati, quindi era quello il periodo in cui iniziavo a fare TAC cardiaca, parliamo dell'inizio degli anni 2000, 2003, 2004. All'epoca era un problema perché si arrivava a dosi tranquillamente anche di 20 millisievert paziente per fare un esame TAC. E poi tra l'altro erano esami con tutta una serie di limiti di performance diagnostica, quindi all'epoca era un oggettivo problema, tante radiazioni per performance diagnostiche che non erano solidissime. Su questo la tecnologia ha aiutato tantissimo, e secondo me oggi la domanda non è se l'attacco, viste le radiazioni, può essere utilizzato o meno, o sì o no. La prima domanda da farsi quando c'è un quesito clinico è se io posso seguire un percorso raggi free, quindi un percorso totalmente esente da radioesposizione, non so, ecostress, eccetera. Oppure se per quel quesito diagnostico è accettabile il concetto di esporre a radiazioni ionizzanti il paziente. Se io seguo questa seconda strada, nel paniere di tutte le tecniche che radioespongono il paziente in cardiologia, attualmente l'attacca cardiaca è quella che dà meno radiazioni. Quindi, data una risposta a questo primo interrogativo, se la scelta è radioesposizione sì, TAC sicuramente, perché tutti i competitor, compresa l'esame angiografico invasivo, oggi sono più radioesponenti della Ecco, un'altra cosa che volevo precisare, giusto per esperienza culturale fatta e condivisa con te e con altri, non dico della nostra età perché tu sei più giovane di me, insomma, ma è stato il fallimento della Coronario RM.
Cioè, nel senso che noi abbiamo vissuto nel passato tutte quante queste tecniche, mi ricordo la doppia test contrast, la doppia acquisizione, la triggerizzazione automatica, semiautomatica, ma questo è, possiamo dirlo, Gianluca, un capitolo chiuso, almeno per quanto mi riguarda dal punto di vista culturale, non spenderei più una risorsa di ricerca per questo argomento. Sono totalmente, totalmente d'accordo. Non sono così convinto che l'ostacolo sia stato tecnologico. Cosa intendo? È stato, probabilmente se al momento opportuno si fosse deciso che bisognava fare l'imaging cardiaco con la risonanza, la tecnologia prima o poi gap il colma. Okay? In maniera un po' maliziosa, secondo me, ritengo che ab inizio sia stata decisa che era meglio compartimentalizzare le competenze, cioè. La risonanza fa bene certe cose, patologia di muscolo se vogliamo proprio semplificare, la TAC fa bene l'imaging coronarico e si è deciso di compartimentalizzare le competenze tra due tecnologie, anche per tutte le implicazioni che è facile immaginare. C'è da dire però una cosa, che come dire, la pianificazione ab initio strategica si è un po' distaccata dalle intenzioni iniziali, che erano quelle di pianificare, come dire, di compartimentalizzare le competenze, perché poi la TC ha fatto dei tanti e tali sviluppi anche in settori che non erano propri suoi, vedi la perfusione miocardica, o vedi adesso la caratterizzazione tissutale in TAC che si sta sviluppando in maniera pesante, tale da far sì che quando parliamo di cardiopatia ischemica, la TAC, diciamo che è primo posto in classifica per l'imaging coronarico, e se non è al primo posto in classifica per il resto, perfusione o caratterizzazione tissutale, però è competitiva e quindi sta un po' determinando una sorta di assopigliatutto, cioè della serie, nel contesto della cardiopatia ischemica, la TAC sta facendo da padrona. Io ritengo che se volessi proprio sintetizzare in slogan, vedo abbastanza a questo punto compartimentalizzate le competenze per settori patologici, e cioè cardiomiopatie è il territorio indiscutibilmente della risonanza cardiaca e la cardiopatia ischemica è il territorio dell'attacco. Sì, ma anche perché io riflettevo mentre parlavi, no, a proposito del vissuto, è fuori discussione che la risonanza, non il calcio, non avendo spettro di idrogeno, non poteva avere presupposto razionale per darci tutte quelle definizioni, sia di identificazione della componente calcifica che addirittura poi della caratterizzazione di Tinel, perché non c'erano proprio presupposti razionali. Perché potesse portarci il contributo che per tanti anni avevamo sperato. Ti faccio l'ultima domanda, stai tranquillo, perché starei tutto il pomeriggio a No, parlare. non ho tempo, non ti preoccupare. Allora, due cose. La prima è questa, vedi, sono già diventate due cose. Allora, la prima è questa. Attualmente l'imaging vascolare è un imaging non invasivo, e poi noi lo demandiamo ai nostri radiologi interventisti. Con questa pianificazione. Tu hai fatto già intravedere che il futuro probabilmente sarà questo, cioè con la TAC, per certo ci vogliono le professionalità, con la TAC si pianifica il tutto e poi si demanda agli interventisti l'azione. La introvedi questo futuro? Lo intravedi? Qui neanche troppo lontano. Il combinato attualmente dello studio anatomico, preferibilmente con TAC di ultima generazione, quindi parliamo dalle 256 strati in su, combinato con TAC che qua è la FFRCT, che attualmente è un grosso limite di espansione legato al fatto che c'è una sola azienda che può calcolare la FFRCT clinicamente spendibile, quindi lavora in regime di monopolio con tutte le implicazioni economiche che ne comporta. Ma presto questa tecnica sarà sdoganata sugli scanner, quasi a disposizione di tutti. Bene, il combinato di questi due tipi di informazioni consente di avere sul tavolo tutti gli elementi per il planning. E il planning, una volta deciso, si faranno gli RTIM, così come si fa per le valvole, gli RTIM in cui si ragionerà col cardiologo interventista o col chirurgo vascolare, poi dipende dai contesti clinici, sulla base di immagini fondamentalmente TAC, si decide il tipo di trattamento e si va in sala. Senza più ripetere l'imaging, ma focalizzandoci sull'imaging di quel vaso che si è deciso di trattare con quello stent di quelle dimensioni. E quello è fondamentalmente il trend. Chi avrà un destino chirurgico in sala di emodinamica non ci andrà neanche, va a fare la chirurgia con un planning chirurgico fatto tutto in modalità non invasiva. Non siamo molto lontani. Il
Non mi sbaglierei se fra 5 anni questo dovesse essere lo stato normale. Senti Gianluca, tu hai fatto un accenno, en passant, ma molto chiaro, vorrei che tu lo ribadissi ai ragazzi, che è questo. Hai parlato en passant di intelligenza artificiale. Che ruolo può avere nell'imaging cardiaco questa nuova evoluzione? L'imaging cardiaco si presta tantissimo alle soluzioni di intelligenza artificiale, ormai è un concetto noto, ma tutti, ovviamente anche noi, siamo talmente convinti di questo da aver creato delle vere e proprie equip dedicate solo alle soluzioni AI all'interno dell'istituto per sviluppare software, brevettarli, ingegnerizzarli, eccetera. Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale avrà un uso estensivo. Meno estensivo di quello che ci si aspetta. Io, come dire, mi ci sto dedicando abbastanza negli ultimi anni. La mia sensazione è che se noi riuscissimo a far diventare prodotto, nonché strumento clinico, il 10% delle soluzioni di AI di cui si sta teorizzando, già è tanto e già è tantissimo in termini di impatto clinico. Non useremo il 100% di quello di cui si sta discutendo, si sta parlando di AI molto di più di quello che sarà la sua spendibilità clinica. Però una piccola quota di quello di cui si sta parlando verrà utilizzato in clinica ed è già tantissimo. Sono abbastanza sereno, su chi paventa paure di sostituzione, umana con le AI. È un'esperienza che abbiamo già vissuto con la prima rivoluzione industriale, questa non è nulla di diverso dell'epoca. E non mi sembra che dal punto di vista del mercato del lavoro, dell'employment, la prima rivoluzione industriale abbia portato disoccupazione, tutt'altro, ha portato espansione e lo stesso farà l'intelligenza artificiale. Certo è che per chi come noi si occupa di imaging, non si può diventare antagonisti o peggio non interessarsi di intelligenza artificiale, perché quella sarà un pezzo integrante della nostra formazione e della nostra azione. Quello sarà uno strumento nelle mani dell'imager, dell'esperto di imaging. E quindi ovviamente è un contesto in cui bisogna metterci la testa. Auspico a tutti i futuri specialisti di radiologia di interessarsi di questo, perché ci con dovranno convivere, ma dovrà essere una convivenza felice, non conflittuale. Bene, io prendo questo applauso da parte dei miei ragazzi come un applauso. Grazie, non li vedo, ma ringraziali tutti per aver passato quest'ora con me, assolutamente. Questo applauso che ti giunge da tutta Italia e anche dagli amici albanesi, sono davvero contento di questo, che tu abbia accettato questo invito. È stato un bellissimo pomeriggio, ti ringrazio infinitamente. Ragazzi, scusate, ma vi chiedo l'ultimo sforzo pre-estivo. Vi giuro che a Ferragosto non vi faccio i seminari, però l'ultimo sforzo pre-estivo domani, perché domani abbiamo un grande, grandissimo amico, oltre che amico, è un ottimo ricercatore, una persona molto illuminata, il professore Arturo Chiti, ordinario all'Humanitas, che ci parlerà dei linfomi. E poi dopo il professor Carriero vi lascia in pace per un mese. Meritate vacanze estive. Ti Ciao. saluto ancora Alessandro, grazie di tutto, un saluto a tutti voi, a presto. Ci vediamo domani alle ore 16. Ciao a tutti e grazie.